Salve onorevoli, benvenuti qui in questo nuovissimo video. Allora, si sta registrando. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il nostro arrivo in questa zona. Poi un oblio per giorni, ma letteralmente giorni. E non sto scherzando se sono 6 giorni praticamente che io non registro. Ora avete appena visto che è uscito l'episodio di Divinity 2. Però quello io lo pubblico, diciamo, l'avevo registrato un po' di, cioè più di 7 giorni fa. In questi giorni la mia connessione è andata totalmente giù. Tra l'altro, volevo avvisare, ma non sapevo effettivamente quale mezzo usare. Avrei pensato a pubblicare un video, però la connessione era andata giù, non sapevo come pubblicarvelo, un cazzo di video. Ed era molto triste, veramente, signori, perché comunque trovarsi a non poter fare nulla da un giorno all'altro è veramente brutto, ma brutto, brutto, brutto. Avete continuato a vedere i video di Half-Life? Perché grazie a Dio era una serie che da un momento che ho visto non riscontrava un altissimo, non tanto un altissimo successo, ma tanto un grande fermento nei commenti. Non ho voluto continuarla, cioè ho voluto continuarla e quindi mandarla in pre-registrazione. Cioè, che significa, non è un linguaggio tecnico questo, è un linguaggio che mi sono inventato io, specifichiamo. Cioè, io quando intendo una serie va in pre-registrazione, quando vedo magari che nei commenti non c'è fermento, non ci sono. Non c'è grande interazione, comincio a registrarla più che posso, comunque quando ho tempo tranquillamente, così gli episodi, diciamo, li programmo tutti e vengono pubblicati uno al giorno, però in realtà quelli sono stati registrati giorni e giorni fa. Non vi preoccupate, vi avviso sempre quando una serie va in pre-registrazione, infatti vi ho già avvisato su questo. Però, senza perderci in altre chiacchiere perché siamo già a 2 minuti. Mi era totalmente morta la connessione, quindi mi sono trovato nella situazione dove non potevo fare un emerito cazzo. E oggi me l'hanno appena sistemata. Sì, qui è meraviglioso, io sono Grimora, scriba dei morti, appunto. E se vi ricordate, la carta dello scarafaggio è uguale. Tra l'altro, scriba dei morti, scarafaggio che veniva evocato con le ossa. Fino a poco fa era caduta in disgrazia, ero caduta in disgrazia, ma sono tornata al mio antico splendore grazie all'aiuto di alcuni amici d'eccezione. Se hai intenzione di mettere alla prova le tue capacità sfidandomi, dovrai prima dimostrare tuo acume. Devi riconoscere quali tombe indicano il luogo di riposo dei miei adorabili ghoul. Ciao piccolo Murloc, anche tu mi eri mancato, lo sai? C'è scritto: divorato da un cane affamato. Ma in che senso? In che senso? Ok. Ah, quindi devo comporre. Ok. Chi ha lasciato accesa l'aria condizionata? Oh dai, bucaniere, si gela qui. Ma perché sulle navi c'è l'aria condizionata? Che cazzo di navigatore sei? Forse una battaglia accesa sarà d'aiuto. Perché è accesa, no? Fuoco. La paura ti ha paralizzato quando le parole del grande scriba delle bestie ti hanno attraversato il cervello. Non temere, desidero solo illustrarti il mazzo che hai selezionato. Per giocare le mie carte occorre fare dei sacrifici. Lo scriba ha valutato la tua reazione. Ha notato che non sembravi sorpreso da questa informazione. Forse non hai bisogno di una lezione. Ma ricorda che puoi sacrificare quasi tutto ciò che hai. Che prenda carburante o persino del midollo. Non importa, se inizi a sanguinare, beh, sai cosa devi fare. Ok, Dreug non può essere sacrificata. Quando Dreug muore, viene liberata la creatura al suo interno che prende il suo posto. Ah, ok, quindi è in fase di ghiaccio. Ok. Banshee colpisce l'avversario direttamente anche se ha una creatura di fronte. Perfetto. Va bene così.
Praticamente diciamo che la bilancia, tutto è rimasto uguale, non so cosa cazzo significano qua le batterie d'energia, però mi va bene così. Pacchiotto si evolve in forma superiore. Ok. Uomo talpa. Inutile. Non so cosa dovrebbe fare questo, però voglio evitare di premere tasti senza finire. Scheletro ha subito del danno in eccesso. Ah, ok, dai, non è così difficile in realtà. Quindi. Ok. Scheletro si riduce ad un ammasso di ossa. In che senso? Io vorrei evitare di, come si dice, trovarmi nella situazione dove dovrò pregare gli dèi. Danno in eccesso 1. Carte laminate ottenute. Oh, che figata! Hai vinto, ma ora ho un po' meno freddo. Prendi un pacchetto. Offre la casa. Ok! Hai ricevuto un mazzo di carte di tipo letale. Ok, obolo rotto. Quando obolo rotto subisce un attacco, infligge un punto danno al nemico che l'ha attaccata. Tipo il porco spino, comunque. Che bello il Murloc, mi sei mancato, lo sai? Oh, che cucciolo. Poi dovrei dire altre cose, ma me ne sono dimenticato. Cumulo di osse. Ah, tra l'altro il sondaggio nel video, se non avete votato andate a votare, perché è allo scadere, non ho messo una data, però è allo scadere, fidatevi. Cioè, cazzo, avete avuto anche un bel po' di tempo per votare. Per la prossima serie. Cumulo di ossa. Attiva. Spendi due ossa per aumentare di uno la potenza e la salute di cumulo di ossa. Ok, il fantasma. Dopo l'attacco fantasma muore. Che carta di merda. Ah, un pacchiotto. Droide robusto. 5 carte, vabbè. Le carte sono state aggiunte alla tua collezione. Perfetto. Mi hai battuta. Ah, sei femmina. Suppongo mi tocca vuotare il sacco. Il mio nome è Kaie. Kaisi, o credo sia Kaisi. Kaisi Hobbs, come il filosofo. Sto nella tomba a sinistra. Ah, ok, questa qui. Hai trovato un pezzo di epitaffio. C'è scritto Kaisi Hobbs, 1960, inverno 1992. Kaisi, Kaisi Hobbs è il mio nome. La tomba di sinistra. Brrr. Ok, è morto dal freddo, mi sa. Hai tirato su un pezzo di epitaffio. C'è scritto il defibrillatore non ha funzionato. Ok, defibrillatore non ha funzionato in questo caso. Un altro pezzo di epitaffio. Hai trovato un pezzo di epitaffio. C'è scritto non serba rancore. Bene. Hai cercato tra le ossa e hai trovato un pacchetto di carte. Che schifo! Ha messo le mani nelle ossa, sto stronzo! Ok, becchino. Quando finisce il tuo turno del suo proprietario, becchino genera un osso. Che roba. Mano morta. Quando si gioca mano morta, scarti le carte che hai in mano e peschi altre 4 carte. Dreug, non può essere sacrificato. Vabbè, questo abbiamo già letto. Lupacchiotto, labirinto di Tana. Ok, grazie. Non lo so, parliamo con te. Oh no, oh no! Non mi guardare! Sono nudo! Sei uno scheletro, ragazzi! No, dai, sto scherzando. Non ringhiare e non fiutare, ti imploro. Perché dovrei farlo? Mi scusi. Se vuoi affrontarmi, ti prego, facciamola finita. No, in realtà non voglio farlo. No, ma guarda, non voglio farlo. Perché mi costringe lei? Ma. Segugio do porco Giuda! Giuda! Porco! 2, 3, quando lo buttano mai più giù questo? Minchia, ci devasta. Ci devasta malissimo. Che cazzo, boh. Il fantasma si riduce. Mi dai una carta? Boh.
Niente. Insomma. Diciamo che questa fa un danno e si sposta, quindi ci conviene me. Lucio d'ossa fa uno slancio per bloccare l'avversario. Non ha senso. Però almeno abbiamo bloccato quello dietro. Rocca all'acquatico, inoltre, quando viene giocato, Orpal conferisce una cellula di energia al suo proprietario. È già qualcosa. È già qualcosa. Ok, ma mi sa che abbiamo fatto una cazzata. Lo rispediamo di qui. Ma ho perso? No. Ok, non è a 5 che si perde. Ok. Ok, mi va bene. Mi va bene, sì. Mi va bene. Potrei temporeggiare in eterno così. Dammi uno scoiattolo ora. Te ne prego. Giuda, uno scoiattolo. No, ma questo tu mi stai prendendo per il culo. Dimmi che lo fai apposta, ti prego. Sono costretto a sacrificare lui e mettere lui qui. Senti energia. Wow! Questo sì che è un grande balzo in avanti. Puttana! Puttana! Due danni qui e due danni qui. È l'unico se. Boh, non ho nemmeno io idea di quello che sta facendo. Sto letteralmente temporeggiando. Fa tre danni. Io non so cosa fare, cioè. Siamo in una situazione dove siamo più pezzenti che vittoriosi. Dio delle mantidi, ok, ti posso sacrificare, ci fai uno, due, tre. E sarà una strategia, teoricamente. E muore. E ora piango perché non ho più nient'altro che potrei fare. Ok, un becchino, wow. Però posso sacrificarlo. Mi dà corvo, porco Giuda. Grazie, Deo gratias, Deo gratias. Oh. Dio. Ora cadi giù tu. Sacrifico e cadi giù. Bene. Due, quattro, tre. Perfetto. Quattro carte laminate ottenute. Perfetto. Mio Dio, che scontro! È finita. Che sfortuna trovare un cane grosso come te. Ma non sono un cane, smettila, Giuda porco. Ok che non hai le palle degli occhi, però smettila. Adesso, per favore, guarda altrove. Volgi lo sguardo su questo pacchetto. Che cos'è, un invito? Tipo, ehi bellezza, metti lo sguardo su sto pacchetto. Non ho capito, mi scusi, un po' di educazione. Ha ricevuto un mazzo di carte di tipo letale. Ora esce pene, pic del pene, no dai. Ok, beh, becchino, ladra di tombe. Attiva, spendi un osso per aggiungere uno scheletro alla tua mano di carta. Beh, ci sta, tombarolo sarebbe stato migliore. Sarcofago. Sarcofago assume una forma più potente dopo un turno sul tavolo. Ci sta, ci sta. Mago stimolatore, si fa di AIDS. No dai, spendi 3 di energia, però vabbè, bla bla bla, lupacchiotto, bla bla, prendi tutto.
Ok. Mi chiamo Swire. La pietra in mezzo indica la mia tomba. Ti prego, non metterti a disseppellire le mie ossa. Hai trovato un pezzo di... Ok. Sono liquefatte. Allora, iniziamo mettendo che qui c'è lei. Qui c'è lei. Lui. Per quanto riguarda... Divorato da un cane affamato. No, sicuramente questo è stato divorato da un cane affamato. Il defibrillatore non ha funzionato. Non serba rancore. Non lo so se serba rancore o no, sinceramente. Dovremmo sconfiggere il terzo, ma dubito che riusciremo a farlo. Un altro epitaffio. Ho trovato un pezzo di epitaffio. Ucciso dallo scorbuto. E questo è il marinaio. Dalla bara proviene un odore disgustoso. No! Non hai offerte? Ah, ok, Dio santo, pensavo iniziasse uno scotch. No, dai, porco cazzo. Lo scorbuto è tipico, una tipica malattia dei marinai. Quindi sì, decisamente questo. Bene, ma fatto ciò, signori, purtroppo abbiamo anche visitato questa zona delle tombe. Sono costretto a lamentarvi. Ah, qui c'è quello delle pellicce. No, ogni zona c'è un commerciante. Vuoi fare uno scambio? Non per forza, ragazzi, non per forza. Ah, 4, quindi posso usarli per comprare. Ok. Z.V. Ho fatto ciò, poco mi interessa continuare questa discussione. Infatti, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tirato. Ci vediamo nel prossimo episodio.